Siamo a Comitini, presso UCA Valleggeri, dove stanno i tre finalisti del premio Racalmare 25ª edizione, e in attesa della premiazione, di sapere quale sarà il libro vincitore, adesso li intervisteremo e sentiremo raccontati i libri alla loro viva voce. Siamo in compagnia di Valerio Magrelli, che non esito a definire uno dei più grandi poeti viventi, e diciamo stasera è invitato al premio di Racalmare, uno dei tre finalisti, con il libro Geologia di un padre. Allora, maestro Magrelli, la prima domanda che le farei è proprio riguardo la genesi di questo libro, e magari anche se ci spiega questa immagine di copertina che ricorda quasi il Crono o il Saturno di Goya, che fagocita i propri figli, e invece, se non sbaglio, è Polifemo che mangia appunto i compagni di Ulisse. Sì, in effetti ho voluto scegliere io la copertina perché uno dei temi di questo libro, che ricostruisce i miei rapporti con mio padre e cerca di descriverne la vita per quel poco che ho potuto carpirne, uno dei temi appunto è quello del disegno. Il disegno, direi che in una vita infelice tutto sommato, malgrado fortunata come fu la sua, rappresenta il polo positivo. Lui esisteva soltanto mentre disegnava, nel momento scrivo in cui stacca la penna dal foglio, la realtà gli cade addosso sotto forma di ostilità, ecco. La realtà è una ostilità perenne e io cerco di descrivere le forme in cui lui tentò di resistere, inutilmente devo dire. Quindi il disegno è la parte felice, tutta l'introduzione è composta da suoi disegni architettonici, e questo invece è il disegno di una storia che per noi era veramente una specie di storia magica, quella dell'Odissea. Lui mi disegnò l'Odissea in una decina di tavole, tra cui io amavo più di tutto di questa. Aggiungo, e questa è una cosa a cui tengo molto, che mio figlio è grafico e gli ho affidato questa immagine, lui l'ha semplicemente polarizzata, ecco appunto. Quindi questa in realtà era nero su bianco, è diventata un bianco su nero, a me pare molto bella. Naturalmente lui non è voluto apparire con il suo nome, per cui non sa neanche che lo sto dicendo, ma insomma si è firmato Zest, è il suo nome di tagger, come si chiamano questi che fanno i graffiti. E voglio dire che io ho tenuto molto che ci fosse la sua presenza, perché in questo modo c'è una specie di catena, padre, io in mezzo e figlio dopo. Ecco, proprio questo rapporto con la figura del padre sembra essere quello che accomuna questi tre romanzi finalisti in modo diverso del premio Racalmare. Quello che ovviamente il rapporto, il raffrontarsi con i padri, è anche una costante della letteratura di ogni tempo. Sì. Volevo sapere, Geologia di un padre è in questo senso una celebrazione, un'indagine, un parricidio, che è un momento importante della vita di un uomo, di un autore, si dice? Certo. O tutto questo insieme? Eh sì, l'ha detto molto bene, tutto questo insieme. L'immagine forse che avrebbe reso meglio ancora tutto questo sarebbe stata quella di Enea, diciamo, di cui parla uno dei più grandi poeti italiani, cioè Caproni, no? Il Caproni del Muro della Terra scrisse su Enea e su questa sua doppia presenza. Enea è una specie di Giano, non voglio ora accumulare figure, ma insomma guarda da un lato verso il passato, dall'altro verso il futuro, porta il padre sulle spalle e tiene Anchise e Ascanio, il figlio per mano, quella bellissima immagine. Ecco, io mi trovo a metà, ma dirò di più, questo è un discorso, poi diventa sociologia, esce fuori dalle mie competenze, però io credo che la mia generazione sia stata proprio una generazione Enea, nel senso che per la prima volta noi ci siamo interessati dei figli in una maniera senza precedenti nella storia, dei padri forse anche, insomma noi siamo una specie di generazione intermedia che ha dovuto farsi carico di entrambi, e prima non era così. Noi siamo i primi, credo, che abbiano svolto storicamente nell'Occidente, nell'Italia industriale, eccetera, che abbiano dovuto svolgere questa doppia fatica.
Proprio quello che sta dicendo mi sta ponendo, anzi mi fa sorgere una domanda spontanea. Si parla spesso di questa generazione che viene subito dopo la vostra, Sì. come della prima generazione che sarà più povera della precedente. Ecco, in tutto questo, nel raffrontarsi con la generazione precedente e anche nel raffrontarsi con quella successiva, dato che mi parla di suo figlio, lei pensa che la sua generazione abbia delle responsabilità? Responsabilità sono sempre individuali, difatti, se c'è una frase proprio che non posso tollerare è il ritornello siamo tutti colpevoli. Io non sono colpevole di niente. I colpevoli sono altri, sono persone che hanno stipendi inauditi per funzioni ridicole. Mi dispiace tornare sempre su questo tema, ma per me il fatto che il direttore di una grande azienda prenda 20 volte quanto un maestro d'asilo di per sé giustifica una rivoluzione. Ecco. Finché si tollera che un consigliere regionale prenda 11 volte quanto un operatore ecologico, non esiste giustizia e tutto è permesso. Quindi siamo una società squilibrata che ha portato a questo, a un mondo di precari, per l'avidità di 10.000, vogliamo dire 15.000 persone? Ecco, questo è ne parlavamo oggi in macchina, quindi io ne approfitto per riciclarlo, è il punteruolo della palma. Noi siamo una società con 20.000 persone che distruggono l'Italia. Si possono nucleare in tanti modi, certamente basterebbe redistribuire la ricchezza in maniera equa. Chiusa parentesi. E quindi io piango quando vedo i giovani, io insegno all'università, quando vedo questi ragazzi, mi si stringe il cuore, quando sento che un politico ha 40.000 euro di stipendio. Lo considero un assassino, proprio è un assassino del loro futuro. Adesso mi alzo in piedi impugnando una bandiera e parto in quarta. No, ma insomma, ecco, anche chi fa letteratura non può restare cieco davanti a queste nefandezze. Siamo in compagnia di Fabio Stassi, autore di un bellissimo libro che è L'ultimo ballo di Charlot e uno dei finalisti di questo premio Racalmare. E allora, io direi di cominciare subito proprio da questo romanzo e dalla genesi dell'Ultimo ballo di Charlot. Buongiorno, è curioso perché questa storia ha avuto una gestazione abbastanza controversa, lunga, un pochino accidentata. Io non ci credevo molto e ho impiegato a scriverla 3-4 anni, ma in questo tempo non ho scritto tutto questo tempo, standoci sopra sempre. La prima idea era quella di raccontare la nascita del cinema. Sono partito da lì. Volevo raccontare l'invenzione del cinema, ma da un punto di vista in una chiave fantastica. Partendo da un uomo che aveva costruito una piccola scatola magica in cui riusciva a catturare le immagini in movimento, i ricordi in movimento, proprio per trattenere la visione delle persone a cui aveva voluto bene, in particolare di una ballerina, di una funambola, e per trattenere questa piccola, lui dice, questa piccola goccia di splendore, insomma, questa immagine di bellezza, di. Ne era naturalmente innamorato. Ero partito da questa idea abbastanza semplice e piano piano ho cercato i personaggi che potevano metterne scena. E Charlie Chaplin non è stato il primo personaggio. Ne ho provato, ho fatto proprio come si fa al cinema, dei provini. Ho chiamato i personaggi e li ho fatti muovere, vedere se. All'inizio avevo pensato a un regista siciliano che era nato a Palermo, Frank Capra, che poi emigrò all'età di 7 anni in America, poi ebbe una sua. C'era proprio Sciascia, e c'era arrivato attraverso Sciascia, perché Sciascia a un certo punto in uno dei suoi libri dice: Se volete capire la nascita del cinema, leggetevi l'autobiografia di Frank Capra. Frank
cercai questa autobiografia. Come tutti gli incontri con i libri, sono sempre incontri un po' anche quasi destinati. Avevo letto questo suggerimento di Sciascia, mi ritrovai al lago di Bolsena su una bancarella e trovai quasi magicamente l'autobiografia di Frank Capra, in cui lui racconta i primi. Lui è successivo a Chaplin, diciamo, racconta gli anni 20 e come un siciliano emigrato riesce comunque a diventare un gag writers, quindi inizia a scrivere. E mi sembrava quello un punto di partenza giusto perché pensavo di metterci dentro anche la Sicilia. Comunque la Sicilia, la migrazione, il tema della memoria, ma soprattutto partendo da questa idea di fondo forte, il cinema, che non so, comunque il cinema è stato inventato come una protesta degli esseri umani contro la morte, in qualche modo per ribellarsi alla morte, per salvare qualcosa, un po' così anche come nasce la fotografia. Però con Frank Capra la storia non stava tanto in piedi. Poi ho provato altri personaggi e poi, semplificando, sono tornato al primo personaggio cinematografico che ho amato, quello che ho amato di più sin da quando ero bambino. Quindi a Charlie Chaplin e a Charlot soprattutto, e come è entrato lui dentro questa storia, tutto, ma tutto quello di cui io volevo parlare è andato nella sua casella, nel suo posto. È stato come assistere alla soluzione matematica di un problema. La letteratura spesso è anche questo, e ci vuole anche fortuna. Ma non credevo, non mi sarei mai sognato poi che comunque una storia che a lungo io ho pensato fosse molto ingenua e anche molto in parte infantile potesse essere accolta dai lettori con tanto entusiasmo anche e regalarmi tutte queste soddisfazioni. E quindi sono anche abbastanza sorpreso da tutto quello che. Evidentemente poi ci sono storie che sono fortunate, che trovano la loro strada. In questo caso, anzi, io sognavo sempre di pubblicare con la casa editrice Sellerio. Perché essendo di origini siciliane, pubblicare con loro per me era un po' come tornare a casa. E anche lì un po' la gestazione di questa storia, un po' le strane vicissitudini che poi ha seguito il libro mi avevano portato prima a farlo vedere alla casa editrice con cui ho pubblicato 3 libri, la Minimum Fax, a cui sono legatissima, senza il lavoro con loro sicuramente non avrei imparato moltissime cose, è stata una palestra decisiva. Poi ho pensato di pubblicarlo con un editore per ragazzi, pensando proprio che questa fosse una storia per l'infanzia o comunque. Ho mandato una mail ad Antonio Sellerio, ma mettendo questa storia proprio in fondo, all'infondo della mail, quasi nascosta. E invece lui, nel giro di pochissimo, 2 settimane, 20 giorni, l'ha letta, mi ha chiamato, mi ha telefonato, io ero in treno e ha deciso di pubblicarla. E salutiamo anche Marcello Sorgi, volto notissimo del giornalismo italiano, è autore di uno dei 3 libri finalisti del Premio Ora Calmare, Le sconfitte non contano. E comincerei io proprio dalla genesi di questo libro, dottor Sorgi, e da come, appunto, qual è stata l'idea di base, la gestazione, la necessità, appunto, di raccontare questa storia. Ma la storia di questo libro comincia un po' lontano perché mio padre è mancato 20 anni fa e la prima idea di fare un libro dedicato a mio padre e ai suoi amici è
fu di Elvira Sellerio, che è appunto una delle persone che nel libro compaiono insieme al marito Enzo, alla sua casa editrice, e a tutto quel mondo che era il mondo della sinistra palermitana dal dopoguerra ai giorni nostri. È la storia di una vita straordinaria, una vita che comincia con la fine della guerra. Mio padre apparteneva alla generazione dell'8 settembre, era nato nel 22, uno dei soldati che si trovò dalla sera alla mattina ad avere per alleati i nemici del giorno prima e per nemici gli alleati del giorno prima, e che tornò a piedi a casa in Sicilia nel 1943, trovò che la guerra era finita, l'isola era occupata dagli americani e dei giovani, come erano appunto lui e i suoi amici, che avevano studiato, erano stati educati in un liceo da professori antifascisti, potevano ragionevolmente sperare di cambiare completamente le cose. Quindi questo è l'inizio. Dall'idea originaria di Elvira al libro sono passati 20 anni, perché poi non è facile scrivere un libro sul proprio padre. E così, insomma, un po' questo anniversario rotondo, un po' una festa familiare, gli 80 anni di mia madre, in cui i superstiti di quella generazione si riunirono per festeggiarla, ricordando, come succede sempre in queste circostanze, una serie di aneddoti, di episodi, di personaggi. A quel punto, insomma, mi sentivo pronto per farlo e ho cominciato a scriverlo. Ecco, proprio il rapporto col padre è quello che accomuna i tre libri finalisti di questo premio Racalmare. Io volevo chiederle quindi, diciamo, qual è, se vogliamo, il risultato di quella che, mi passi il termine, è forse un'anabasi in questi casi, proprio all'interno di quella che è la figura forse più, diciamo, è spesso una figura pesante e dominante, quella del proprio padre, una figura che a volte è ingombrante, a volte conflittuale. Vediamo il caso di Pirandello, nella letteratura. Ecco, vorrei sapere, di solito la scrittura è un modo per, è un'indagine, specie, penso, se riguarda la propria storia personale. Vorrei sapere, diciamo, cosa ne è uscito fuori per Marcello Sorgi, l'uomo, da questa indagine. Ma guardi, io non credo che avrei scritto questo libro se la vita di mio padre non fosse stata una vita straordinaria, appunto una vita che attraversa 60 anni di storia siciliana e italiana, che passa per le lotte dei contadini, le occupazioni delle terre, la grande battaglia contro la fame di Danilo Dolci, il processo contro i frati di Mazzarino, il cinema di Francesco Rosi e di Luchino Visconti, il grande giornalismo di quel piccolo giornale che è la Lola di Palermo, il primo, l'unico giornale ad aver avuto il coraggio di sfidare la mafia, le lotte degli studenti, gli scontri con la polizia e così via, insomma, quindi è la vita straordinaria. E la seconda ragione, credo che non l'avrei scritto se non fosse la storia di un avvocato, perché nella vita e nell'esperienza professionale di un avvocato c'è la questione dei diritti. In fondo, un avvocato la cosa più importante che fa è difendere i diritti dei suoi assistiti, no? E in una terra come la Sicilia i diritti erano e sono in gran parte calpestati. Ecco, proprio in una terra come la Sicilia, questi eventi storici che lei narra, da quello che è appunto il 68, ma anche, se vogliamo, noi abbiamo vissuto una Tangentopoli italiana e una Tangentopoli siciliana, ho come l'impressione che gli eventi che attraversano l'Italia siano sempre in qualche maniera diversi in Sicilia. Sciascia poi usava la Sicilia addirittura come metafora dell'Italia, quindi erano diversi, ma in fondo erano metafora di qualcosa che accadeva in tutta la nazione. Per Marcello Sorgi, che è appunto uno scrittore siciliano, in questo senso la storia come passa attraverso la Sicilia? C'è chi diceva che siamo inquilini della storia, noi siciliani. Ma la Sicilia è stata spesso anticipatrice, e molto spesso anticipatrice del peggio che poi si è visto in Italia, no? Cioè, le formule politiche nazionali sono nate del dopoguerra, sono nate prima in Sicilia e poi in Italia. L'autonomia regionale è nata in Sicilia prima ancora che nascesse il Parlamento italiano, no? Quindi diciamo che la Sicilia ha sempre avuto delle grandi occasioni determinate dalla sua particolare storia, no? Cioè dal fatto di trovarsi in un crocevia importante, politico, geografico, però diciamo che non ha saputo approfittarne, no? Cioè l'ha un po'
la vicenda dell'autonomia, dell'autodeterminazione della politica siciliana è una vicenda di grande dissipazione, no? Le classi dirigenti siciliane sono state originali, ma poi insomma, si sono sempre giocate male le chance che avevano, no? E quindi si potrebbe fare un elenco lunghissimo. Questo libro in parte lo è, cioè, è un elenco delle occasioni perdute ed è un elenco, un elenco anche delle buone battaglie che è valsa la pena combattere e che spesso si sono concluse con delle sconfitte. Appunto, il titolo del libro che dice le sconfitte non contano è questo qui, cioè sottolinea che l'importante è combattere delle buone battaglie, no? Poi il fatto che queste battaglie non sempre si concludono con una vittoria conta le volte meno, ci sono delle sconfitte che entrano nella storia più di certe vittorie. Il premio Leonardo Sciascia da Calmare è un premio che parla ai suoi lettori, i suoi lettori votano, leggono i libri, li amano, li odiano, li detestano e poi decidono il vincitore. Credo che da questo punto di vista questi premi, i premi letterari, siano ancora validi, soprattutto quando si fanno in provincia, quando si fanno nei piccoli paesi, perché portano un incontro reale, concreto, fisico, personale tra autori che spesso leggiamo e che non conosciamo e i lettori che invece li incontrano, li conoscono e finalmente possono apprezzarli, dare le loro opinioni. Ecco, questo credo che sia la ricetta di questo premio che da 25 anni continua ad avere la sua validità. Sassi, Sassi, il premio della 25ª edizione del premio da Calmare va a Fabio Sassi. E io sono sicuro che Marcello Sorsi e Valerio Baglioni sono comunque felici di veder trionfare questo giovane ma prolifico autore. A quanto ho detto, faccio per una mia